Play 38. Rivedi dall'inizio il programma in onda. Premi freccia su sul tuo telecomando. Buona visione. Ta-da! La si usa per fare effetto. La si usa quando si vuol creare meraviglia. La si usa per mostrare un bel piatto. Ta-da! Un'unica parola per stupire. Ta-da! Su RTV 38, Ta-da! La TV che non ti aspetti. Buonasera e ben ritrovati a questa nuova puntata di Ta-da! Con questo venerdì concludiamo un'altra settimana con una puntata divertente, volta come sempre all'informazione che porterà nelle vostre case felicità e tanto colore, soprattutto in una giornata come questa, grigia e cupa, grazie ai tanti argomenti che affronteremo. Quindi iniziamo e lo facciamo dagli eventi del Masaccio. In compagnia di Silvano Alpini, direttore artistico e regista. Grazie per essere con noi, ma soprattutto ben ritrovato. Grazie, grazie. Come stai? A voi. Molto bene. Ricchissima programmazione, oggi ci parlerai degli eventi del Masaccio. Iniziamo dai due spettacoli che presenterete il 25 maggio e il 10 giugno. Allora, il 25 maggio al Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno ci sarà lo spettacolo di Walter Sterbini. Che salutiamo, amico che di Ta-da. Salutiamo, sì, che salutiamo. E con Walter è uno spettacolo nuovo che si cimenterà oltre alla musica ma anche al teatro. Infatti è stato un incontro tra me e lui, mi ha chiesto se le scrivevo dei testi per il teatro legando delle canzoni che lui non ha mai cantato in pubblico. Ed è venuto fuori veramente un bello spettacolo. Ecco perché partecipare al Teatro Masaccio San Giovanni Valdarno, sorridimi e ti racconto, giusto? Racconto, sì, lui parlerà di sé, ma parlerà con la sua anima. Ci sarà una voce fuori campo che lo inviterà a fare cose che non ha mai fatto, che non ha avuto il coraggio di fare finora. Tra l'altro lo conosciamo, è un uomo davvero empatico, quindi sì. È sicuramente uno spettacolo da non perdere. Da non perdere, veramente. 10 giugno invece? 10 giugno. Questo è un fiore all'occhiello dell'Associazione Culturale Masaccio, perché io da sempre ho seguito il premio Wanda Capodaglio, che 30 anni fa ha avuto il suo arresto perché nessuno lo portava avanti e nessuno lo seguiva più. Il premio Wanda Capodaglio... Ne abbiamo già parlato, ma ci rispieghi in cosa consiste? Sì, certo. A Castelfranco di Sopra l'attrice Wanda Capodaglio ha passato gli ultimi anni della sua vita e lì la cittadinanza negli anni, fine anni 80, inizio anni 90, decise di omaggiarla con questo premio e erano presenti in giuria attori di calibro come Gassman, Albertazzi, tutti i suoi allievi. A metà degli anni 90 è finito tutto, è morto il figlio, nessuno si è più occupato di questo perché non era tanto il costo economico, perché gli attori venivano gratuitamente, ma era la fatica nel mettere su una macchina del genere. Io avevo questo pallino assieme alla presidente Barbara Massini, abbiamo deciso di rimetterlo in moto. Abbiamo un grande collaboratore che è Lorenzo Giusti, che lui si occupa di incontrare e contattare i VIP. Lo conosciamo, ringraziamo, insomma, lo salutiamo lui, anche Lorenzo, sì.
E quando abbiamo parlato del premio Wanda Capodaglio con lui, lui ci ha presentato una rosa di VIP. Però prima di arrivare alla rosa dei VIP, il punto più faticoso era quello come poter ripartire. Certo. Abbiamo contattato tutte le accademie teatrali italiane e a dire il vero siamo rimasti entusiasti, perché per essere il primo anno sono arrivate iscrizioni da accademie teatrali di Palermo, di Bologna, di Milano, e ne è arrivata una cinquantina di iscrizioni. Non è stato facile. Abbiamo avuto due attori dell'area fiorentina che hanno fatto questa scrematura, perché non potevamo portare tutte 50 gli allievi. Certo, c'è stata un'attenta scrematura. E ne è venuti fuori 10. 10. Che quella sera saranno giudicati da Sandra Milo, ecco, Leopoldo Mastelloni e Nadia Rinaldi. Accidenti che giuria, accidenti che giuria. E poi lasciamo un pizzico di curiosità, ci torniamo più tardi perché le cose da dire sono ancora tantissime. Tantissime, sì. Andiamo avanti, l'angolo del libro. In compagnia di Daniela Bencivenni, grazie per essere con noi, benvenuta. Grazie a voi. Erborista, scrittrice, autrice del libro Erbe Spontanee Alimentari. Quindi ci porti alla scoperta delle erbe, no? Più diffuse. Perché hai deciso di scrivere questo libro? Forse per farci anche capire quanto sia importante anche preservare la biodiversità? Senz'altro. Questo è forse il tema di base. Mi sono resa conto che si sta perdendo sempre di più la conoscenza sulle piante e sui loro utilizzi, e questo è una grandissima perdita, la perdita doppia, quindi una perdita sul mondo della biodiversità, che va appunto regredendo ovunque. Stanno calcolando che nel 2050 saranno 100.000 specie a rischio di estinzione. Siamo a rischio estinzione. E questi librini, insomma, che parlano in fondo di erbacce, vogliono sottolineare l'importanza di queste erbe spontanee, che è sottolineata anche da un famoso paesaggista francese che si chiama Gilles Clément, e che ha scritto un piccolissimo libro, Il terzo paesaggio. In questo terzo paesaggio lui identifica tutte le aree residuali, abbandonate, dismesse del pianeta, dove però prosperano queste piante. E lo chiama terzo paesaggio perché lo paragona al terzo stato di un tempo, dove tutta la vita degli altri stati, si parla della rivoluzione francese, il clero e la nobiltà gravavano su quello che non contava nulla ma dava la vita a tutti. Questo era un po' il succo del senso di questi. Invece è un terzo paesaggio che è ricchissimo e molto importante di conseguenza. Indubbiamente, indubbiamente. Quindi sono piante con una grande risorsa, come riconoscerle, apprenderle, memorizzarle? Certo, questo me lo dicono spesso perché sembra tanto difficile, invece bisogna fare appello un po' anche al nome, che per esempio nelle nostre piccole guide illustrate abbiamo messo, nome sia scientifico che comune, perché in ogni nome c'è una storia, c'è un riferimento a qualcosa che riguarda la pianta, non so, la coda cavallina, l'equiseto, perché la forma è quella di una coda. E i colori dei fiori, il fiorrancio, la calendula, ecco, questi nomi hanno un senso, quindi dal nome possiamo memorizzare. E poi dobbiamo mantenere attivi i nostri sensi. Quando andiamo in campagna vogliamo cercare le piante, la vista ci aiuta a riconoscere le forme. Sembrano tutte verdi, ma
In realtà non è così, sono tutte diverse. Sono tutte diverse, hanno forme diversissime. Quindi, dobbiamo attivare il nostro olfatto e prendere una foglia, strofinarla, memorizzare gli odori. Questo ci aiuterà a conoscere meglio le piante e quindi a preservarle. Beh, quindi ogni pianta ha un suo perché dietro. Se dovessi ferirmi in una foresta, in un bosco, magari tra quelle piante c'è qualcuna che potrebbe aiutarmi? Magari disinfetta? Sì, c'è. Ecco. C'è ora la consiglio. Prima che mi viene in mente e che è una pianta molto comune in Toscana è la piantaggine, chiamata anche petacciola. Una pianta, un altro nome popolare è orecchia di lepre perché ha la fogliolina allungata. Questa pianta, se pestata, può essere messa sulle ferite perché ha dentro delle sostanze anche antisettiche. Ecco. E lo sapevano bene le persone delle campagne che addirittura le mettevano negli zoccoli queste foglie perché lo zoccolo di legno con l'andare del tempo chiaramente ti strofina la pelle, ti provoca le ferite e la piantaggine deve anche il suo nome a questo uso, no? Quindi in questo modo possiamo più facilmente anche ricordarsela. Grazie perché ci sta insegnando tantissime cose, motivo in più per restare sintonizzati e dopo ci darà tantissime altre indicazioni. Volentieri. Adesso andiamo avanti parlando di musica, di quella di Simon X. In compagnia del cantante Simo X, Mad Boys. Grazie per essere con noi e benvenuto. Grazie a voi. Ciao a tutti, grazie a voi. Chi sei? Raccontaci un po' di te. Qual è il tuo percorso professionale e personale? Ok, allora io sono Simone Marcenaro, ho 35 anni, sono di Genova, faccio musica da 15 anni e ho iniziato nel 2008 appunto con il gruppo Mad Boys. Un gruppo che è andato avanti per anni, ad oggi l'ultima canzone dei Mad Boys risale a 10 anni fa. Ok. Il gruppo era composto da 7 membri per quanto riguarda la parte musicale, più un sacco di altri membri che facevano un po' i supporter, ognuno aveva qualche ruolo non troppo preciso, nel senso erano più di supporto che altro. Ad oggi ognuno di noi ha portato avanti le carriere da solista, appunto come ti dicevo l'ultimo brano dei Mad Boys risale a 10 anni fa. E diciamo la novità che volevo portare oggi, e approfittavo appunto dell'occasione, è appunto una sorta di rinascita, di seconda vita del gruppo Mad Boys. Siamo solo in due a portarlo avanti ad oggi, io e mio fratello Aleman, che è qua con me Alessandro, oggi. Alessandro, che salutiamo. Salutiamo. E niente, io sto portando... Venite da Genova. Veniamo da Genova. Avete fatto un bel viaggetto sì, questa giornatina, così, questo tempo. Quindi è davvero un piacere. Oggi ci presenti quelli che sono i tuoi singoli che presenti ogni mese. Ogni mese esce un tuo singolo. Sì, più o meno ogni mese esce un singolo. L'idea è di racchiudere poi tutti questi singoli in un progetto che può essere un album o un EP. Adesso bisogna ancora un po' valutare. Certo. Sto portando parallelamente avanti il mio progetto da solista insieme a quello con i Mad Boys, appunto. Sempre sul pezzo. Sempre sul pezzo. Non è semplice. Assolutamente. Senti, ma ci ascoltiamo qualcosa? Certo, abbiamo preparato una piccola sorpresa, ascoltiamo volentieri una delle tue canzoni. Prego, regia. Nella sud, con le scarpe a collo e con le mani in alto, con la gola in fiamme mentre canto, l'unico folle amore sei tu. Ma cosa posso farci? Se guardarti mi incanta, sei come bella ragazza a cui tutti vogliono dare baci. Dai peggiori momenti di crisi ne siamo sempre usciti, più forti ancora più uniti, anche se abbiamo nemici che provano a dividerci. Io qua ero qua che stavo già ballando. E stavi ballando. Complimenti, ovviamente. Bene, grazie. Da Genova, tifosissimo della Samp. Tifosissimo della Samp. Retrocessa in Serie B. Sì, sì. No, no, siamo in un ottimo periodo, però nonostante... quando si ha una fede, l'amore incondizionato, appunto, nonostante tutto, come si chiama la canzone. Perché questo è proprio l'ultimo singolo, no? L'ultimo, sì, è uscito un mese fa. Un mese fa, sì. Nonostante tutto. Nonostante tutto. Altri singoli che magari consigli di ascoltare? Ma guarda, io di solito... I tuoi preferiti?
non ti saprei dire, i preferiti secondo me devono ancora uscire. Beh, questa è una bellissima. Devono ancora uscire, però un pezzo che ho particolarmente nel cuore, che è uscito da non troppo, si chiama Vorrei, ed è sul mio canale YouTube, su Spotify, un po' dappertutto, ecco. Ecco, quindi parliamo anche di canali social, quanto sono importanti, su Instagram, quanto sei attivo. Parecchio, perché ogni tipo seguito? Di pubblicità, che può voler dire un nuovo singolo o piuttosto che un concerto, un live, qualsiasi cosa, i social sono la pubblicità più grande che possiamo avere noi. Certo, anche per essere comunque sia vicina a tutte le persone che ti seguono. Esatto, approfitto tra l'altro per dire che appunto col nuovo progetto Mad Boys abbiamo appena creato la pagina Instagram Mad Boys 2.0, dal quale potrete seguire ogni progetto, ogni novità appunto su questa rinascita dei Mad Boys. Grazie Simone, ci torniamo grazie più tardi e dopo ascolteremo un'altra canzone. Perfetto. Ecco, te l'ho spoilerata. Adesso ci trasferiamo insieme nel salottino architetturale. Ta-da! In compagnia del nostro architetto Davide Olivagnoli, ben ritrovato. Ciao Carlotta. Ma sei sempre elegantissimo. E te sempre di più. Grazie mille. Super colorato. Sì. Di cosa parliamo oggi? Dimmi te. Dei tuoi libri, gli ultimi tre libri che hanno scritto sui tuoi lavori. Il primo libro di cui parliamo è del 2018, si chiama Adu 20 Years Works, in cui l'autrice ovviamente parla dei primi 20 anni del tuo lavoro come architetto e interior designer. Tra l'altro trovo la copertina particolarissima. Sì, è ganza la copertina di questo libro. È fatta di tante bolle, di tanti piccoli elementi molto diversi da loro. Credevo ci fosse anche... Eccola qua. No, ecco, almeno la mostriamo anche ai nostri telespettatori. Sì, tanti colori, tante sensazioni diverse, lavori diversi, anche l'uno dall'altro, e vari approfondimenti che sono stati fatti in questo libro che racconta le parti migliori, diciamo, di questi miei primi 20 anni di lavoro, perché sono già nei secondi 20. Ecco, e qui vediamo una bella cucina, una gran bella cucina che... Bellissima. Come molto tutti quei lavori, d'altronde. No, tutti no. Quelli brutti non li facciamo vedere. No. Ah, perché ci sono anche quelli brutti. Certo. Questa no. Questa però è una gran bella cucina e... cucina grandissima, perché sono circa 50 metri quadrati che si sviluppano nel bianco totale, dove però ci sono alcuni elementi dai colori intensi come questo blu o la striscia di grigio antracite perlato che collega una parte e l'altra della cucina, con sotto questa cappa enorme che è un elemento di design e con una forma anche che contrasta con quello che è il resto della villa. Vedevamo prima, eccolo. Un comignolo, sì, al quale sono molto legato, perché ne abbiamo fatti tanti, tutti diversi, con il rame nelle sue varie colorazioni diverse, dallo zinco al color rame vero e proprio, brown, gold, silver, il rame ossidato dal colore verdolino, azzurrognolo, e pur essendo il comignolo una cosa piccolina alla quale non tutti riescono a farci riferimento, insomma è difficile che ci si voglia soffermare su un comignolo, ecco, in questo grande lavoro che facemmo di ristrutturazione grande attenzione fu data anche alla particolarità, alla forma, alla morfologia, ai dettagli. Sì. Se c'è una cosa che fai, dai sempre valore ai dettagli, perché i dettagli sono fondamentali, fanno la differenza. Sì. Questo invece è un lavoro molto molto più grande, è un albergo, 1800 metri quadrati, sulle montagne. Questo albergo è a 1600 metri, però lo skyline delle montagne intorno tocca, si avvicina ai 2000, e qui era l'arrivo di una della funivia, siamo alla Doganaccia, sul confine dell'Appennino tosco-emiliano, dove già ormai 15 anni fa
abbiamo fatto questo lavoro di ristrutturazione. Anche qui, dalla copertura alle parti più basse, ai sotterranei, diciamo, di questo albergo. E ovviamente anche nella scelta del colore. Quella era imposta, perché siamo sul crinale e quindi la sovrintendenza delle belle arti impose determinate cose, come il bianco latte della facciata e i portelloni rossi. Che colori avresti scelto? Ora so che domanda... Ma forse questi, sai perché? Perché la sovrintendenza aveva fatto un ragionamento, questo era anche una baita, un rifugio, quindi doveva essere visto anche da lontano, in caso di forti nevicate, i portelloni rossi possono essere ben visibili da tutti i punti di vista. C'è sempre un motivo. Sì, almeno uno. Quindi, adesso ci siamo dedicati al libro, dopo nella seconda parte ci dedicheremo all'altro. Ti aspetto. Uscito nel 2000? Questo nel 2018. 18 e l'altro il prossimo? 22. Nel 2022. Beh. Grazie David, a dopo. Adesso andiamo avanti parlando di danza e beneficenza. Ta-da! In compagnia di Maila Elisa Saporita di Centro Danza Uniris, grazie per essere con noi e ben ritrovata, ci rivediamo dopo un anno. Davvero, come grazie stai? Mille per ospitarmi anche quest'anno. Ma grazie a te per essere con noi, anche perché oggi parleremo di un evento, del tuo prossimo spettacolo, non solo imperdibile, bellissimo, studiato sotto tutti i punti, sotto qualsiasi dettaglio, ma soprattutto dietro c'è un importantissimo scopo benefico. Sì, il 14 maggio, quindi questa domenica, si terrà Legacy in memoria di Sophie. È uno spettacolo di danza contemporanea dove si alterneranno varie compagnie di danza, ma soprattutto è dedicato alla mia cara mamma che ci ha lasciati l'anno scorso. Sì. Ed è un evento a favore di un'associazione a cui tengo molto, l'Associazione Tumori Toscana, perché mi ha aiutato molto nel periodo difficile della malattia di mia mamma, quindi ho voluto dedicare a mia mamma questo spettacolo e fare del bene, incanalare un po' il mio dolore in questo modo, facendo ciò che so fare meglio, ovvero ballare. Guarda, ogni volta ci emoziona. Perché ho detto che è stato uno spettacolo curato sotto tutti gli aspetti? Chi c'è dietro? Dietro ci sono io, ovviamente, della mia scuola di danza. Sì. Il mio... La tua scuola di danza che si chiama Centro Danza Uniris, che nasce nel 2018 da, ovviamente, una tua idea, quella di creare uno spazio in cui bambini, giovani, ma anche adulti potessero coltivare le proprie passioni divertendosi, dopo aver maturato ovviamente la tua esperienza come insegnante e come ballerina. Sì, ci tengo anche, già che ci sono, a salutare tutti i miei allievi che mi stanno seguendo ma adesso. Ma certo, salutiamo tutti. Direttamente dalla mia scuola di danza, stanno facendo lezione, ma credo che si siano interrotte momentaneamente per seguirmi. Quindi ciao a tutti! Vi saluto. Sì, la mia scuola di danza è il mio piccolo mondo, insomma, è il sogno che avevo da bambina. Quello di creare appunto uno spazio dove poter coltivare l'arte e dove tutti potessero ambire a sognare, insomma, e vivere di questo. Un piccolo grande spazio, uno spazio che praticamente coinvolge tantissime discipline, che ospita tante discipline, ad esempio predanza, danza classica, moderna e contemporanea, hip hop, Pilates, yoga, fitness, salsa e danza per adulti. Nel pre-puntata mi ha detto anche teatro. Sì, abbiamo anche il nostro piccolo corso di teatro. Sono dei bambini fantastici che faranno un musical all'interno del nostro saggio di danza il 3 giugno al Tascagnol. Al Tascagnol. Quindi come formare un allievo davvero a 360 gradi. Perché iniziano dalla danza classica? Beh, la danza classica... Per poi magari approcciarsi a un'altra disciplina. Però da quello che ho capito, iniziano dalla danza classica. Sì, la danza classica è la base di tutto. Ti dà un'impostazione che nessun'altra disciplina ti può dare.
E io lo dico sempre, se ci, di solito arrivano le bambine che magari vogliono subito buttarsi nella danza moderna, ma senza la danza classica non si va molto lontano, quindi... E poi è bellissima, è un'arte speciale. Sì, molto. E eterna, secondo me. Quindi è quello che è stato anche il tuo percorso, certo. Perché prima di essere insegnante sei stata ballerina. Certo, sì. Io principalmente sono una coreografa di danza contemporanea, però non abbandono mai la danza classica e mi alleno tutti i giorni alla sbarra. Legacy in memoria di Sophie, quindi 14 maggio, domenica. Esatto. Dopo ci dedicheremo ovviamente sul tuo spettacolo. Bene, grazie. Mai. Adesso come sempre spazio alla nostra cucina di Tada. Il venerdì è il turno del nostro chef Daniele Novo Sedlik, direttamente dalle bontà di Giulia. Vestito di bianco stasera. Bianco-nero oggi. Bianco-nero io colpevole, no. Colpevole anche la sottoscritta. No, bianco-nero no, io bianco stasera. Vedi, però te avevi la maglia bianca, vedi, è tutto sì. In eredità. Buonasera a innanzitutto tutti. Ci sei mancato, eh? Sì, eh? Sì, ma no. Per fortuna sei tornato. Molto lavoro, fortunatamente molto lavoro. Senti, ma la domanda è questa. L'hai buttata la pasta? No, infatti quando sono arrivato la volevo buttare alle 4:30, almeno così eravamo in tempo, insomma, la Lori è almeno così. La nostra Lori. È già ansiosa. Sì. Ma vedo delle tagliatelle. Facciamo delle tagliatelle con una crema di zucchine, gamberi e stracciatella, buone. Oh, quindi non vedo già l'ora di essere da te, che ora? Ma l'Ivana ci sarà? Beh, infatti, chissà se la nostra Ivana ci terrà compagnia. Non lo so. Lei verrà. Glielo chiediamo? Non lo so. Le diamo la linea? Diamo la linea. Signorina. Quindi, linea alla nostra star. Sarà un sì, sarà un no, lo scoop. Sarà un sì, sarà un no, sarà un boh, sarà un forse. Mi avete beccato preciso l'inquadratura mentre mi stavo grattando una gamba. Quindi proprio la mia classe mi contraddistingue. Veramente, quando sai di non essere in diretta e ti beccano, bravissima, io sono pazzesca. Ma detto questo, veniamo a noi subito, che abbiamo un'altra ospite. Oggi un personaggio speciale. Siete curiosi? Vediamo chi è venuto a trovarci. Ecco, una signora che canta, deduco. Qua vedo con un bel microfono, canterina. Quindi facciamola entrare in studio, grazie. Eccola qua. Buonasera. Chi è lei? Sono Stefania Belli. Stefania, possiamo darci del tu? Certo. Adoro. Di dove sei, Stefania? Io sono di Firenze, ma vivo ormai da più di 20 anni a San Casciano in Val di Pesa. Ecco, quindi ormai ti sei completamente distaccata dalla Firenze. Senti, cosa fai nella vita? Allora, io nella vita sono una ballerina, sono stata una ballerina e sono un'insegnante di danza e sono anche una cantante. Ah, ecco, quindi con questa foto ci hai portato fuori zona. Quindi sei, come si dice, una musicante nel senso... bello del termine, che con la musica chiudi sia il movimento del corpo con la danza che la voce. Sì. Reciti pure? Sì, effettivamente ho anche recitato, sì. Ah, Stefano, ma quante ne fai? Perché ho fatto anche molti musical e quindi nel musical c'è tutto. La mia passione attraverso la danza, sono riuscita a coltivare la mia passione per il canto facendo musical. Poi il canto è esploso ultimamente, è entrato con forza e con tante cose belle negli ultimi 2 anni nella mia vita. E dopo sveleremo qualcosa, perché guardate bene Stefania, perché è un volto che sicuramente avrete già visto da altre parti, ma ancora non vi diciamo dove, perché io sono cattivissima, lo sapete. Senti Stefania, quindi tu hai fatto tutta della tua vita uno spettacolo. Sì. Ok, sì. Ma com'è stata la prima esperienza che hai detto, ecco, il palcoscenico voglio che sia la mia casa? Prima ancora del palcoscenico, perché io ballavo e cantavo sempre da bambina. Quindi i miei genitori mi hanno portato in una scuola di danza.
se ci fossero state a quei tempi le scuole dove si facevano tutte le arti, era il luogo per me. Però non c'erano e nella danza ho trovato il mio mondo. Mi sono dedicata a quello. Io sono, come dico, non preparo mai nessuna domanda e mi relaziono con voi quando venite qua in diretta. Hai detto, ai miei tempi ci fossero state, ma ai tuoi tempi, ma non sei vecchia. Tesoro. Diciamo che io non mi sento vecchia, però lo sono. Ma che sei? Ma no! Cioè, io allora, sono una senior. Oh, sono una senior, quindi già abbiamo un indizio. Ma se lo possiamo dire? Certo che lo possiamo dire, perché quanti anni hai? È già stato detto, quindi si può dire. 65. Cioè, 65 anni non sei vecchia. Assolutamente. No, assolutamente. Poi ho iniziato ora a fare anche la cantante, quindi ancora... ho tempo. Capisci? Quindi questo dimostra che non c'è un limite per qualcosa. Il limite alle volte ce li creiamo noi. Sì, soprattutto per i sogni. Penso che quello che è successo a me negli ultimi anni, nell'ultimo anno e mezzo, mi fa dire che non bisogna mai smettere di sognare quello che ci piace, perché può accadere anche quando pensiamo che non sia più tempo. Senti, ti faccio un'altra domanda. Appunto, hai detto che bisogna credere nei sogni e mai fermarsi di fronte a nulla che vogliamo fare. Sei anche un insegnante di danza classica, so, giusto? Sì, e modern jazz. Esatto. Allora, io vorrei fare tanto il Lago dei Cigni. Lo posso fare anche io? Allora, devo dirti che ci sono delle versioni del Lago dei Cigni che potresti fare anche te. Quindi fare il lago? No, potresti fare anche il cigno, però non il classico Lago dei Cigni, quello che tutti conosciamo. Mannaggia. Però ci sono delle versioni divertenti che secondo me potresti benissimo fare. Perfetto, allora ti ringrazio Stefania. Grazie a te. Però abbiamo detto Stefania... Gli ultimi due anni sono stati una svolta, è una senior e dopo capiremo qualche dettaglio in più. Okay. Detto questo, ripasso la linea a quella ragazzina che coi pantaloni è sempre più magra, mi fa tanta invidia, linea Carlotta. Proprio per questo potrei fare il cigno. Sono anche di bianco vestita, no? Torniamo a parlare degli eventi del Masaccio. 25 maggio, 10 giugno. Perché partecipare? Perché allora, non perderli? Perché non perderli? Se parliamo del 25 maggio, lo spettacolo di Walter... È da non perdere perché, come ho detto prima, Walter sul palco non è da solo. È normale, ha due musicisti, ma anche degli attrezzi di scena che lui userà. Avrà un tavolino, uno specchio dove si confronterà, dove parlerà delle sue paure, dei suoi timori. Avrà una poltrona dove ci sarà seduta la sua anima che lo conforterà. Sarà un spettacolo anche di un momento di riflessione. Divertente, ma di riflessione. Di riflessione. Non parlerà della sua famiglia, perché l'ha fatto in tantissime situazioni, ma parlerà della sua intimità, di quello che voleva fare, delle sue paure, avendo già un'età abbastanza giovane. Però deve fare i conti, il pubblico ancora mi vorrà, mi potrò cimentare su canzoni che non ho mai osato fare in pubblico e cosa ne penseranno. Ecco, io consiglio. Si racconterà a 360 gradi. E io consiglio questo spettacolo perché è veramente, veramente bello. Ora, io ne firmo la regia, sì. Però vale la pena. Sì.
perché lui è un grande professionista. Esatto, che abbiamo avuto il piacere di avere qua con noi, sì, a Tadà, lo abbiamo conosciuto, quindi ti diamo ragione, ti do ragione. E può fare questo spettacolo, veramente le dà lustro, veramente. 10 giugno invece. 10 giugno. 10 giugno per me è un sogno che si avvera, diciamo, grazie alla collaborazione soprattutto di Lorenzo, perché trovare dei personaggi di questo calibro e portarli a Castelfranco, dove ormai tutti si sono dimenticati, non era assolutamente scontato. Non era scontato. Allora, Mastelloni. Bravo Lorenzo. Lorenzo è un grande. Hai fatto un ottimo lavoro. Mastelloni, io gli dissi: guarda Lorenzo, io vorrei in giuria Mastelloni, perché sembra strano, ma Mastelloni è stato un grande del teatro. Leopoldo Mastelloni. Leopoldo Mastelloni, un grande. E ci sarà. E ci sarà. E ha detto di sì a Lorenzo, a parte per la simpatia di Lorenzo, ma perché lui ha conosciuto Wanda Capodaglio. Non avrebbe mai partecipato se no a una giuria. Poi il nostro non è un reality. Noi quella sera ci sono. È un concorso nazionale. È un concorso nazionale. Rivolto ad allievi e diplomati di accademie e scuole di recitazione con età compresa tra i 18 e i 35 anni. E durante la serata i 10 finalisti del concorso si esibiranno di fronte alla giuria composta da Sandra Milo, Leopoldo Mastelloni e Nadia Rinaldi. Quindi è impossibile perdere una serata così, no? Io credo che ci sarà veramente. Già c'è tanta gente che sta prenotando. Anche perché al termine della serata sarà consegnato ai giurati il premio alla carriera. Viene sempre dato. Leopoldo mi ha detto: ma io non l'ho finita la carriera, ancora c'ho un po' di tempo, però lo prendo volentieri. Certo, certo. E poi, domani sera. Cosa succederà domani sera? Domani sera tornerà in scena un lavoro che io ero molto titubante, avevo scritto tanti anni fa per un argomento molto particolare, l'incomprensione tra genitori e figli, che ancora c'è, esiste, figli che vengono abbandonati, mandati via di casa perché fanno delle scelte, figli che si uccidono perché non vengono accettati dalla prima società che è la famiglia. Già. Ascoltami, ha avuto, l'anno scorso io l'ho presentato qui e ha avuto, grazie anche a voi, un bel successo. È la quarta volta che va in scena a Montevarchi e parleremo ancora di questo problema. Tematiche molto importanti. Importantissime. Ovviamente bisogna trattare. Sì. Quindi bisogna trattarle. Complimenti e in bocca al lupo anche per Ascoltami. Grazie. Grazie Silvano per essere stato con noi. Grazie. A prestissimo. A presto. Andiamo avanti. L'angolo del libro. Rieccoci qua, torniamo a parlare di erbe spontanee alimentari. Perché tutti, no, devono iniziare a conoscere tutte le diverse tipologie di erbe, anche per, come abbiamo detto prima, preservare la biodiversità. Certo, e c'è anche un altro fattore, dicevo, ci sono due perdite che girano intorno alle piante, una è quella appunto della biodiversità e l'altra è la perdita di tutte le conoscenze, di tutti i saperi legati sempre relativi all'utilizzo di queste piante. Saperi e conoscenze che nel tempo, da millenni, da donna a donna, nelle famiglie, soprattutto nelle famiglie rurali, ma anche no, le persone si trasmettevano fino a 70-80 anni fa. Poi improvvisamente queste conoscenze si sono perse, quasi improvvisamente
in modo interrotto proprio, diretto. Questo è un grave danno per le nostre conoscenze, perché queste piante sono appunto utilissime anche per poterle utilizzare nel quotidiano, no? Nei tuoi libri, tra l'altro, sono elencate in ordine alfabetico e ci hai spiegato che ogni pianta ha una sua storia e un suo perché. Spesso. Tra le più particolari, magari meno conosciute, c'è ad esempio la alliaria. Alliaria, eccola qua. Vedete questa pianta l'appunto. Che ancora in questo periodo si trova nei boschi, anche nei campi, ma anche nei boschi. E è caratteristica delle foglie un po' a cuore, il margine molto dentato. Sentite il nome alliaria. Sì. Si chiama così perché sa di aglio. E questa pianta si può utilizzare al posto dell'aglio senza avere gli effetti magari di appesantimento che possiamo avere invece quando si usa l'aglio. Scusi, ma la pianta ombrellino oggi ci cade a pennello. Ombrellino, ombrellino, ora qui non l'abbiamo tra le immagini, anche quello è una pianta che si trova facilmente, ha infatti un piccolo ombrellino di fiori bianchi e ha delle foglioline con un profumo caratteristico. Prima dicevo, memorizziamo il profumo. Queste foglioline sanno un po' di sedano e un po' di prezzemolo e un po' di finocchio lo stesso, ecco, insieme, no? Quindi ha un aroma tutto suo particolare ed è gradevolissimo anche da mangiare. Lei addirittura tiene dei corsi che consistono in delle passeggiate. Sì. Passeggiate. Sì, sono passeggiate alla scoperta dei nostri territori che ancora contengono queste piante spontanee. Io penso che sia le piante spontanee che i territori che le ospitano sono dei beni comuni che fanno parte di un patrimonio nostro e che tutti abbiamo anche il dovere di preservare, di curare e di tramandare in eredità alle generazioni future, perché sono di grandissima importanza. Con lei si occupa da circa 25 anni di ricerche etnobotaniche. Sì, sono queste ricerche che spaziano appunto sulla vita delle piante. Ho iniziato anche in Africa, nel Mali, in Marocco e poi più che altro in Toscana, all'Isola d'Elba. Ho fatto un po' di ricerche in questo senso. Ed è sempre venuto fuori una miniera di conoscenze, sì, di saperi, laddove riuscivo ancora a trovare questi anziani che tutta questa conoscenza che riporta all'interno dei suoi libri. Ho cercato di... due, però ecco, sì, insomma, ha scritto diversi libri dedicati alle erbe. Sì, li ho anche orientati un pochino, questo insieme ad una carissima amica, Cecilia Meacci, li ho anche orientati sulla cucina, quindi abbiamo fatto un libro sulla cucina con i fiori e un altro sulla cucina con i frutti di bosco. E questi sono quelli ultimi che si possono trovare. Abbiamo capito perché leggerli. Dove si trovano? Si trovano anche alla Coop e nelle migliori e più grandi, insomma, librerie. Però li tengono molto nel reparto della Coop e sono molto contenta perché sono libri divulgativi, quindi ci teniamo a farli arrivare a tutti. A tutti. Ecco, servono a sollecitare questo interesse anche a chi non ha mai, certo, messo il naso in questo settore. Grazie per essere stata con noi, in bocca al lupo. Grazie per tutto, a presto. Adesso torniamo a parlare e chiudiamo in bellezza questa prima parte con la musica di Simon X. Ci hai un po' spiegato chi sei, cantante da 15 anni, sempre sul pezzo, ogni mese esce addirittura un singolo. Prima abbiamo ascoltato un pezzettino del tuo ultimo singolo, dedicato alla Sampdoria, alla tua, quindi di conseguenza, fede calcistica. Esatto. E vogliamo ascoltare invece un altro pezzettino di un'altra tua musica? Vai, ascoltiamo. Prego, regia, vai.
non arriverà presto. Son qua che mi frigo il cervello, ma poi squilla il telefono, arriva un messaggio ma di mio fratello. Non è così che avrei voluto andasse, ma faccio uscire ancora testi su di te da queste casse. E a volte penso che va bene così, mentre altre volte penso che non voglio perderti. Vorrei ancora qui, qui, devo riprendermi, anche se dico che va bene, sì, qua non va bene, basta, sono... I problemi. Il problema. Il problema. Uno, che già c'è. Uno. Va bene così. Ma quindi non solo ogni mese esce il singolo, di conseguenza il testo e canti, ma anche ovviamente i video. Anche il video. Che lavoro c'è dietro? Sì, non per tutti i singoli c'è il video, però sì, questi erano, diciamo... Allora, il problema è stato il primo singolo che ho fatto nel mio nuovo percorso con la Leon Management, e che diciamo... Sono un po' i miei guru, sono quelli che hanno, per dirtela un po' metaforica, quelli che hanno riacceso quel fuoco che si era spento dentro. Perché dopo tutti questi anni non è facile tenerlo acceso, soprattutto certo, se non vedi riscontri. E da quando ho conosciuto Leon, che hai avuto anche qua come ospite. Lo salutiamo anche lui. Salutiamo. Ciao Leon. E devo dire che le cose stanno cambiando, abbiamo un bel progetto, un bel percorso che stiamo seguendo, e il problema è stato il primo pezzo che ho fatto con loro, quindi ce l'ho nel cuore anche questo. E di conseguenza hai tanto riscontro. Sai, per ora sì. Non mi prospettive future? Ma avere sempre più riscontro, fare ascoltare la mia musica a sempre più persone. Io cerco sempre di fare del mio meglio, poi quando i riscontri sono positivi io sono arrivato, tra virgolette, al mio obiettivo. Invitiamo tutti di conseguenza a seguirti, sì. YouTube, Instagram più che altro. Quali la pagina sono si tutti i tuoi canali X social? Boys. Ho il canale Spotify, ho il canale YouTube, sempre Simo X Mad Boys, e ho su Facebook, via, cercando Simo X Mad Boys mi trovate un po' dappertutto. Tra le tue collaborazioni più importanti, raccontaci qualcosa. Beh, sicuramente Vincenzo Davianfossi, della Dogo Gang, la crew, diciamo, dei Club Dogo di Milano, storica, Tedua e i ragazzi della Wild Bandana, Easy, Vazte, che sono cari amici. E beh, direi che in 15 anni ne ho fatte parecchie, qualcuna magari non mi viene neanche in mente, ma in 15 anni ho lavorato a 7 album, 5 personali e 2 con il gruppo, con i Mad Boys, e ho fatto un sacco di singoli e collaborazioni sul web, quindi continuiamo così. E chissà quanti altri singoli usciranno, perché se mantieni questo ritmo, motivo in più per continuare a seguirlo. Simone, in bocca al lupo per tutto, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Adesso ci prendiamo una piccola pausa, ma restate sintonizzati perché torniamo subito. Rieccoci qua, prontissimi come sempre a riaprire anche la nostra seconda parte. Lo facciamo alla grande dal salottino con il nostro Davide Architetto Art. Ta-da! Beh, ripetiamo che stiamo presentando gli ultimi 3 libri dedicati ai tuoi lavori. Il secondo libro di cui parliamo, uscito nel 2022, si chiama Green Design di Ado, in cui gli autori hanno estrapolato 7 dei tuoi lavori come architetto e paesaggista. Anche questa copertina che vediamo è particolarissima. Sì, hanno voluto riprendere anche la casa editrice, un mio disegno che metteva insieme i tasti del pianoforte, ma... anche qualche schizzo legato agli alberi, alle piante, alla natura. Sì. Quindi tasti che diventavano matite con le quali io mi diverto a disegnare. Questo è un libro nel quale appunto gli autori hanno voluto prendere, estrapolare 7 progetti, 5 realizzati, 2 progetti enormi che hanno voluto sintetizzare con il mio amore per la musica e il mio amore per la natura. E in questo che stiamo vedendo come approfondimento, appunto, c'è questa ape che è stato l'emblema che ha caratterizzato
questo grande progetto, perché si sta parlando del progetto dell'Elba Tunnel, un progetto del 2018-19 che avrebbe dovuto collegare l'isola d'Elba alla costa toscana, commissionatoci da Londra. C'è scritto proprio committenza privata a Londra, sì. Incarico ADU 2018. Esatto. E quindi quest'ape, nella nostra rappresentazione del progetto, era quella che... Le api sono molto importanti, no? Nell'isola, sì, d'Elba, sì. Le hanno anche sulla bandiera. Questo è un altro disegno appunto dell'ape che si avvicina all'entrata dell'Elba Tunnel. E quindi appunto dicevo l'ape che avrebbe e che ha accompagnato tutti i disegni, da quelli fatti a mano, dagli schizzi fatti a mano da me fino anche alle altri tipi di rappresentazioni, ai video, alle animazioni. Ecco, era l'ape che accompagnava l'osservatore, diciamo, del progetto in tutto l'excursus del viaggio che Bellissimo. Avrebbe portato dall'Elba alla costa toscana e viceversa. È stato un progetto importante perché appunto il titolo di questo capitolo era un cambiamento alla geografia, proprio perché gli accessi all'Elba Tunnel erano caratterizzati da un lavoro legato proprio alla paesaggistica. E l'accesso, ecco, questo è uno degli schizzi. E di conseguenza al cambiamento. Al cambiamento della geografia, perché questo che vedete qui sintetizzato in uno dei miei tanti disegni a mano, questo partiva da una delle coste dell'isola d'Elba e si prolungava per oltre 5 chilometri, quindi sembra un disegno che non rende l'idea perché non ci sono le misure, però poi quando il disegno a mano, lo schizzo progettuale è diventato progetto, per tutta una serie di calcoli legati all'impatto col mare, al calcolo delle percentuali delle altezze delle strade che da sotto il mare arrivavano alla terra, quindi al piano di campagna si dice, abbiamo fatto appunto certe misurazioni e abbiamo visto che avrebbe avuto un'estensione di 5 km, quindi un impatto molto importante che appunto avrebbe modificato la geografia del posto. Accidenti, che lavoro! È stato bello, davvero. Ci abbiamo lavorato in tanti, io coordinavo tante figure professionali, quasi 50. Immagino anche le emozioni, no, provate durante, sì, questi lavori. Anche l'ansia, perché anche, certo, fra geologi, paesaggisti, ingegneri, architetti, designer, geometri, è stato un lavoro corale che io ho portato avanti. E quindi si diceva prima, il mega progetto, ma anche l'attenzione ai particolari, ai dettagli. Brava. Beh, come capite, ci sorprende sempre il nostro David. Dopo il primo, il secondo libro, dopo nella terza parte, il terzo. Posso già spoilerare come si chiama? Certo. Marketing. A dopo. A dopo. Adesso con la nostra Maila, Danza e Beneficenza. Maila, quindi, Legacy, in memoria di Sofia, il tuo spettacolo che anche quest'anno andrà in scena domenica 14 maggio. Sì, tra l'altro è la festa delle mamme. La mamma. È una giornata significativa, ecco. Sì. Sarà uno spettacolo che è dedicato proprio a, sì, tua mamma Sofia. Sì, a tutte le mamme, ma in particolare alla mia che mi manca molto sicuramente. E sarà uno spettacolo di danza contemporanea, quindi si alterneranno varie compagnie, tra cui la mia, una piccola compagnia residente della mia scuola, sono dei ragazzi fantastici che saluto. E poi ci sarà la Zewi Dance Company, direttamente da Modena, una scuola di danza The Gate, sì, e il corso di formazione APAD. E poi ci saranno degli ospiti molto speciali. Ad esempio i musicisti, no? Sì, ci sarà un quartetto d'archi direttamente dal Maggio Fiorentino. Musicale Fiorentino. Sì. Quindi ecco perché partecipare dalle ore 17:30 presso il Teatro Cantiere Florida. Quindi, diciamo che poi il ricavato andrà in beneficenza. Certo, l'intero ricavato della serata andrà in beneficenza all'Associazione Tumori Toscana.
proprio per un'ottima occasione di conseguenza per tutti, anche per passare un pomeriggio all'insegna dell'arte, sostenendo, come abbiamo appena detto, certo, una buona causa. Sì, fammi ringraziare anche gli sponsor della serata, Car Village, tutti, che ha sostenuto insomma economicamente lo spettacolo, e anche il patrocinio del Comune di Firenze, ringraziamo molto. Riparliamo anche della tua scuola, del Centro Danza Oniris. Che cosa offri? Noi abbiamo quasi tutte le discipline che riguardano appunto l'arte della danza, ma non solo appunto. Abbiamo una sezione dedicata ai bambini e ai ragazzi, dove appunto ci dedichiamo alla predanza, che sono i corsi appunto rivolti ai bambini dai 3 ai 5 anni. E poi passando poi per la danza classica accademica, ma anche la danza contemporanea, danza moderna e hip hop. E poi successivamente abbiamo tutta la sezione dedicata agli adulti, ovvero appunto i corsi più di fitness. Abbiamo la danza classica anche per adulti, però anche corsi di yoga, di pilates e di salsa. Quindi un'attenta e precisa formazione, formate il ragazzo a 360 gradi, ma nella tua scuola troveranno anche unione, amicizia, passione e voglia di ballare. Sì, ci tengo particolarmente a questi valori, perché spesso si pensa alle scuole di danza come a dei luoghi dove c'è molta competizione e rigidità, invece quello che ho voluto creare io è un ambiente confortevole e amichevole, dove tutti si possono sentire accolti. Grazie Maila, tanto grazie, ci torneremo più tardi nella terza parte. Bene, grazie. Adesso in linea la nostra star, le faremo sapere. Ta-da! Ed eccoci tornati nell'angolo che io amo più di tutti in assoluto. Allora, cara Stefi, tutto bene? Sì, grazie. Ecco, tutto adesso bene. Sarò spietata, no, non è vero, non sarò spietata, sarò bravissima. E voglio fare una piccola introduzione, che prima ci siamo, non abbiamo avuto tempo. Cosa andrà in scena, scusa, il 14 maggio? Ah, il 14 maggio al Teatro Niccolini di San Casciano in Val di Pesa c'è la rassegna di danza Piccole Donne, che è a favore di Artemisia, l'associazione di Firenze che lotta contro la violenza, donne, bambine e bambini. È la quinta edizione e io sono la direttrice artistica, l'ideatrice di questa rassegna. Quindi vi invito tutti ad andare il 14 maggio a San Cassano, San Cassano in Val di Pesa, così sì, potete anche sostenere. Anche se abbiamo già il teatro tutto esaurito, però... Vabbè, vengono fuori segnale, con gli striscioni, dai. Un bel segnale questo. Vengono fuori con gli striscioni. Detto questo, torniamo a noi e le faremo sapere. Adesso ti farò vedere, Stefania, delle foto. Sì. E tu mi dovrai commentare qualcosa. Quello che ti viene in mente, un'emozione, una sensazione, un ricordo, qualcosa. Iniziamo subito con la prima foto presa dal tuo profilo social. Questa sono io, piccolina, sulla spiaggia, credo di Marina di Massa o comunque da quelle parti, in vacanza con i miei genitori. Cosa ti ricorda questo pupazzone? Questo pupazzone erano quelli che passavano sulla spiaggia per fare le foto, quindi è stato un momento, però in questo momento mi ricorda che io ho un cane che gli assomiglia molto, più piccolo, ma è proprio così. Ecco, quindi vedi, è stato fautore di cose grandi. Davvero. Allora, adesso, io vi dicevo prima che Stefania è una cantante, da 2 anni è diventata più cantante anche che ballerina, o meglio, ha continuato questa grande passione, è una senior e ha avuto un grande successo, che è un volto già conosciuto. La prossima foto, Loredana Bertè. Ah. Perché Loredana Bertè? Cosa ti dice Loredana Bertè? Mi viene i brividi a vedere questa foto, perché io ho partecipato all'ultimo The Voice Senior e sono stata nel team di Loredana. Sono stata scelta da Loredana, che mi ha fatto tanti complimenti e insomma
È stata una grandissima soddisfazione, perché Loredana sappiamo tutti che è una grande e che è anche molto critica, e quindi è stato bellissimo, è stata veramente un'esperienza bellissima. Tu alle Blind hai cantato una canzone di Tosca, Ho amato tutto, se non sbaglio. Sì, sì. Vedi come sono bravo, studiato. Bravissima. E qual è stata l'emozione che ti ha dato veder girare Loredana Bertè? È grande, perché poi io sono arrivata che era rimasta soltanto Loredana libera. Non ho avuto molto fortuna in questo senso, gli altri coach erano già con la squadra al completo. E Loredana nei cantanti precedenti già non si era girata diverse volte, perché diceva: io mi girerò solo quando ci sarà qualcuno di veramente forte. Quindi vedere che si è girata per me è, grande soddisfazione. Un'emozione grandissima. Ecco, qui abbiamo una tua foto a The Voice, se non erro. Eccola qua. Sì. In bianco e nero, anche tu fan del bianco e nero come sì. Noi, adoro. Poi come andà? Ecco, io dopo ammetto non ho più visto, che sono stata fuori. No, purtroppo non sono andata avanti, perché la regola è che dopo che la squadra è composta da 12 cantanti, loro ne devono togliere 6. Ah, ok. Però quindi... già essere in quelle 12 non è sì, poco. Sì, sì. Non è poco. Già, okay. Era già essere lì era tantissimo, poi essere scelta da lei è stato un altro punto di gioia in più. L'hai mai più risentita Loredana? No. Allora, mi mando in bocca al lupo, so che adesso non sta bene, insomma non è stata bene, e quindi tutti forza Loredana, ti vogliamo ancora. Sì, sì, ma cantare. La Lori è forte. Ma chi ti ammazza Lori? Sei pazzesca, no. Sei pazzesca Lori. No, ho posticipato le date del tour e basta, non ti preoccupare. Andiamo avanti con un'altra foto. Ecco, 070. Sono tutti Renato Zero, dagli anni 70 ad oggi. Cosa ti dice Renato Zero? Renato Zero è stato il primo concerto che ho visto a Firenze. Sono stata una zero folle, una sorcina. avevo tutti i suoi LP e mi piaceva da morire, e mi piace ancora, perché è un grande, è un artista unico. C'è chi cerca di imitarlo, ma di Renato Zero ce n'è uno solo. Quale dei tanti, possiamo rivedere la foto grande di Renato, quale dei tanti anni, decenni ti piace di Renato Zero? I 70, 80, i 90? No, allora, mi piace molto l'inizio. Quindi gli anni 70? Sì, mi piacciono molto le canzoni. E poi anche successivamente vedo l'immagine che, se non sbaglio, è quella di Zerolandia. Zerofobia. Zerofobia. Sì, Zerolandia era il mantellone blu. Il tendone dove faceva i suoi concerti. Sì, Zerofobia era l'LP. Sì, Zerofobia con me. Però anche le ultime, devo dire che ci sono delle canzoni che mi piacciono molto. Tra l'altro Renato Zero è l'unico artista che è stato primo in classifica per 6 decenni consecutivi, quindi qualcosa da dire ce lo avrà Renato sicuramente. Chiudiamo con l'ultima foto. Ecco, qui abbiamo Gris. Ho scelto una foto di Gris, che è un ballerino, una ballerina. Sì. Cosa ti ricorda? Un pensiero velocissimo? Pensiero velocissimo è che io Gris l'ho fatto credo una 15ina di volte, ed ero e interpretavo Marti Maraschino. Ecco, una delle Pink Ladies. Una delle ragazze. Sì. Quindi bellissimo, divertentissimo, e bellissimo farlo anche, insomma. Il periodo che ho passato in quei tempi è stato molto molto bello. Top. Perfetto. Grazie mille Stefania. Grazie. Adesso puoi andare a scaldarti la voce. Ricordo ancora l'appuntamento con Stefania il 14 maggio a San Casciano in Val di Pesa. E detto questo, ripasso la linea a colei che ripassa in continuazione e come un sibilio proprio martella la testa
Non le riesce leggere. E ripasso ovviamente in continuazione, perché io vi ricordo un altro appuntamento. Da oggi, venerdì, fino a domenica 14 maggio, il Festival della Robotica arriva a Volterra per la sua seconda anticipazione dopo quella all'Agrifiera di Pontasserchio, dedicata all'agricoltura con i robot dell'Università di Pisa. Volterra è stata scelta per affrontare un tema innovativo, affascinante, che suscita grande interesse anche tra i numerosi turisti che affollano la città. Il ruolo della robotica nella creazione di opere d'arte e come l'interazione uomo-macchina possa diventare protagonista nel mondo dell'arte. La Tre Giorni di Volterra si è aperta con il workshop Robot, Coscienza ed Arte a cura dell'Istituto di Intelligenza Meccanica della Scuola Superiore Sant'Anna al Centro Studi della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra. Fino a domenica 14 maggio restano aperti a ingresso libero 3 installazioni dell'Istituto di Intelligenza Meccanica della Scuola Superiore Sant'Anna. Questo è già stato ribattezzato il robot pittore, un sistema robotico che, dopo aver scattato una foto, è in grado di riprodurre il ritratto della persona. Tanti turisti ne hanno approfittati e sono rimasti immobili durante le esecuzioni, come se davanti avessero un ritrattista umano e non un robot. Tutti sono usciti con il proprio ritratto sotto il braccio. Altro esempio di interazione tra uomo e macchina, i sensori rilevano quali dei tanti applicati sul braccio robotico vengano sollecitati e con quale forza. A seconda della forza e del sensore cambia anche la rappresentazione. A cosa potrà servire tutto questo? Potrà essere usato, ad esempio, da un sistema robotico che dipinge per dosare l'intensità della pennellata. Interazioni robotiche, utilizzi reali. Tutto questo è soltanto un'anteprima a Volterra, in Pinacoteca, fino a domenica 14 maggio, poi a Pisa. Da venerdì 19 a domenica 21 maggio, il Festival della Robotica con la sua terza edizione. Un appuntamento davvero per tutti, vi aspettano numerosi. Come vi aspettano numerosi anche agli eventi del Masaccio, ne riparliamo. Quindi vi aspettano numerosi agli eventi del Masaccio, ne riparliamo. Ti avevo salutato prima. Colpa mia, scusa. No, ma io sono rimasto per rimanere accanto a te. È un piacere stare qui. Quindi per chi si sta sintonizzando adesso, ripetiamo quella che sarà la programmazione 25 maggio, 10 giugno e quello che succederà domani sera. Vai. Domani sera a Montevarchi, all'auditorium lì di Montevarchi in via Marzia. Ascoltami, anche se non senti la mia voce, dove si tratta di una tematica molto pesante tra genitori e figli, quello che può succedere e che non dovrebbe succedere. Esatto. Poi esatto. Il 25 abbiamo il concerto di Walter Sterpini, a cui sono entrambi due spettacoli di riflessione, sia quello di domani sera ma anche quello del 25. Anche quello del 25, perché un artista che arriva ad un certo punto e dice: cosa faccio? Mi Il racconto. Mio pubblico mi seguirà ancora? Mi voglio raccontare tutto di me. Però voi dovete sorridere. E voi dovete sorridere, sì, perché vi farò anche sorridere. Bellissimo, uno spettacolo bellissimo accompagnato da due musicisti straordinari. E poi il 10 giugno torna a Castelfranco, dopo 30 anni, il premio Wanda Capodaglio, in collaborazione con il Comune, con la Proloco, e lì siamo orgogliosi perché dopo 30 anni riparte alla grande. Riparte alla grande. Con una giuria strepitosa. L'anno prossimo avremo il secondo anno del premio Wanda Capodaglio con altri giurati. Io ho già due o tre nomi molto importanti. Lorenzo, preparati. Si deve preparare Lorenzo su questo. E noi puntiamo molto perché
il teatro, come diceva la collega Maila, Maila è, assieme alla danza non è competizione, assolutamente, è partecipazione, è stare insieme agli altri, raggiungere un obiettivo insieme. La danza e il teatro insegna tutto, sì, questo. E questo, se si parte valori dai bambini, importantissimi, è bellissimo. Li aiuterà per tutta la vita. Certo, certo. Adesso ti saluto sul serio, Anch'io. In bocca al lupo però per tutto. Ma ci vedremo presto. Prestissimo. Grazie, grazie mille. Grazie a te. Adesso ci ritrasferiamo nel salottino Architettura Art. Quindi, come prima anticipato, adesso presentiamo anche il terzo libro. Sì. Sempre del 2022, si intitola Marketing, in cui l'autore ha raccontato dei tuoi lavori come art director. Abbiamo già parlato, tra l'altro, di questo libro. Sì. Me lo ricordo, ve lo ricordate? Anche in questo caso la copertina è particolarissima. Questa più di tutti. Ne riparliamo perché c'è stata una richiesta dai nostri telespettatori. Mm. Li hai incuriositi davvero tanto. Sicuramente la copertina sarà rimasta in mente a molti, no? Questa tazza WC, che volgarmente, ma molto amichevolmente, chiamiamo cesso colorato, che ricorda, no, l'excursus nel mondo dell'arte da Duchamp a Cattelan, ma noi non abbiamo voluto avere la prosopopea di dire facciamo anche noi un'opera d'arte, abbiamo voluto in questa installazione far presente quanto in un oggetto particolarmente denigrato e criticabile ci potessero passare i colori, perché comunque da qui passano le cose più importanti. L'esempio che io ho sempre fatto, pensiamo ad una casa dove si blocca il bagno, diventa un problema, diventa non un gran casino. Non oso immaginare. Infatti. Quindi il disastro. Sì, quindi da questi grandi colori e con il mio logo nel mezzo, proprio per far sì che nessuno potesse essere offeso, diciamo, anche se è l'opposto il messaggio che abbiamo voluto dare, ecco, è stato denigratorio, provocatorio, perché la direzione artistica solitamente che io intendo quando c'è da promuovere una realtà, un'azienda, è proprio quella di stuzzicare la fantasia anche delle persone, e quindi la promozione deve essere tesa anche, certo, in tal senso. E in questo libro, che peraltro questa è una pubblicazione particolare, è un ebook, l'autore ha voluto ripercorrere alcuni, tanti, dei miei momenti in cui mi sono ti sei? Divertito a fare da art director, da direttore artistico, da promoter, di tante realtà le più diverse. Questa, prego, prego. Sei riuscito, tra l'altro, a stuzzicare. Sì. Perché ci hanno chiesto di riparlarne, sì, infatti, ci è sembrato doveroso. Certo, e riproponendo naturalmente la copertina, comunque facciamo vedere altre cose delle quali non abbiamo parlato nelle puntate precedenti, e qui appunto facciamo vedere il museo SMI, per il quale io e altri naturalmente sono stato il promotore proprio della rivalutazione di questo bene incredibile che è un unicum, che poi grazie al lavoro di molti volontari, di tanti professionisti, abbiamo visto realizzarsi grazie anche all'impegno dei proprietari, che sono KM Group, i figli, fra virgolette, della vecchia SMI, perché in questa fabbrica, grande fabbrica, si producevano cartucce e elementi per l'industria bellica, e quindi grazie alla proprietà naturalmente e ad IRSA, Istituto Ricerche Storiche e Archeologiche, sono riusciti a trovare i fondi per far sì che questo bene che era caduto nell'oblio, sì, potesse essere trasformato in un vero e proprio museo. I rifugi antiaerei più lunghi del mondo. Esatto. E quindi ecco, per promuovere questa realtà abbiamo fatto dei grandi studi, ecco questa è la foto
del momento dell'inaugurazione, c'è stata nel 2012, abbiamo smosso veramente tante sensibilità, tante realtà per far sì che innanzitutto si iniziasse a parlare di questo districarsi, sì, di rifugi antiaerei sottoterra. Siamo a circa 20-25 metri sotto il livello del suolo. Prima la gente doveva tornare a sapere che c'era questa realtà. Poi, una volta stuzzicate le sensibilità, abbiamo iniziato a muoverci anche con grandi realtà, come per esempio l'Istituto Luce, per far sì che appunto si potesse trovare chi avesse intenzione di pagare quelli che sarebbero stati i lavori necessari per arrivare a fare il museo. Complimenti per tutti questi lavori. Grazie, questo è l'ultimo. Ah, l'ultimo? Volo, sì. Le feste dell'unità. Sì. Ne ho seguite tante, anche a livello nazionale, proprio, e qui ecco, c'era la possibilità, non è un momento di propaganda partitica o politica, è il sunto di alcuni lavori che abbiamo fatto proprio per la promozione di certe realtà. Noi ti abbiamo seguito nel corso di tutte queste puntate, sì, e abbiamo scoperto un grandissimo professionista che sta attento a, grazie, tutto, ai minimi dettagli. Sì, sì, per me è stato un piacere e un onore essere qui con te e con voi. A prestissimo. David, in bocca, grazie, al lupo per tutto. Grazie anche a te, grazie. Torniamo a parlare adesso dello spettacolo Legacy in memoria di Sophie. Legacy in memoria di Sophie, organizzato dal Centro Danza Oniris, ovviamente dalla nostra Maila qui presente, uno spettacolo in onore di tua mamma, della madre, quindi andrà proprio in scena nella giornata dedicata alle mamme, il 14 maggio, dalle 17:30. Sì, esatto, sarà uno spettacolo di beneficenza, quindi a favore dell'Associazione Tumori Toscana, che sostiene le cure domiciliari. Che aiuta concretamente i malati oncologici e le loro famiglie fornendo cure gratuite e a domicilio senza limiti di orario tutti i giorni dell'anno. Quindi... Sì, io posso testimoniarlo perché con me sono stati veramente speciali. Ecco perché partecipare domenica 14 maggio dalle 17:30. Maila, in bocca al lupo per tutto. Crepi. Grazie per essere stata con noi. Grazie mille a voi. Ma adesso lo sappiamo, il nostro Roberto ci porta ogni venerdì alla scoperta di una celebrità. Di chi ci parlerà oggi? Scopriamolo insieme con Luke da Star. Benvenuti a Look da Star! Venerdì scorso ci eravamo lasciati con i tre indizi che ci portano alla protagonista di questa puntata. Avete indovinato? Scopriamolo insieme! Lei è il volto dell'archeologa più famosa del mondo, Lara Croft. È riuscita a far amare un personaggio a dir poco malefico. Non tutti sanno che è strettamente legata al nostro Antonello Venditti, Angelina Jolie. Nasce nel 1975 come Angelina Jolie Voyage nella metropoli di Los Angeles. È una figlia d'arte, infatti entrambi i suoi genitori erano professionisti nel mondo della recitazione. Suo padre, John Voyage, è stato premio Oscar per il film Tornando a casa. L'amata mamma era Marceline Bertrand, attrice meno famosa ma vera ispirazione focale di Angelina. Angelina cancellerà il cognome del padre dalla sua anagrafica nel 2002, ma le motivazioni risalgono alla sua infanzia, quando John abbandonò la famiglia per un'altra donna. Cercando di
di vivere insieme alla madre in una condizione economica decisamente precaria, Angelina inizia a studiare recitazione durante il liceo. Qui sarà oggetto di un forte bullismo incentrato sul suo aspetto gracile, che la porterà ad un brutto periodo fatto di isolamento e autolesionismo. A 14 anni si presterà come modella per alcuni ingaggi fotografici a giro per l'America e per l'Europa, toccando fra i molti paesi anche l'Italia. È proprio qui che farà uno dei suoi primissimi lavori su pellicola. Lo so, lo sai, il tempo vola, ma quanta strada per rivederti ancora. Antonello Venditti la sceglie come protagonista nel videoclip della sua Alta Marea. Quella che vedete è Angelina Jolie Voyage, una ragazza giovanissima e ancora del tutto sconosciuta. Colpì per la sua bellezza del tutto naturale. I suoi lunghi capelli del suo castano naturale facevano da cornice ai suoi lineamenti squadrati e a quelle labbra carnose che sarebbero diventate le più famose del mondo. Tornata in America, inizia la carriera cinematografica con il suo debutto nel film Hackers, dove interpreta la protagonista Kate, una giovane ribelle inserita nella vita underground newyorkese che con il suo Pixie Baby Bang fa scordare per un po' la lunga chioma di Angelina. Fuori dal set lascerà crescere i capelli fino a raggiungere un delizioso medium bob che con questo finish messy la catapultò nell'Olimpo delle bellezze inarrivabili. Nel 1996 torna in Italia e si propone per il film Jolly Blue, diretto dallo stesso regista del videoclip di Alta Marea. Angelina verrà scartata e la parte andrà ad una ragazza che in quel momento stava vivendo un enorme successo sulla scia di Non è la Rai, Alessia Merz. Chissà cosa si saranno detti i produttori di Jolly Blue quando, l'anno dopo, hanno assistito alla premiazione per il suo primo Golden Globe che portò il suo nome a brillare nella Hollywood che conta. Sicuramente sarà stato uno shock e fu uno shock anche il cambio look che arrivò dopo questo vecchio bob scurissimo. Ai SAG Awards del 1999 si presentò con questo curly bob dai toni miele che rappresenta esattamente ciò che Angelina non deve fare con i suoi capelli. Un look stucchevole, da panna montata e ciliegine. Panna montata, ciliegine. Il biondo miele fu l'eredità di un film che cambierà totalmente la storia della sua carriera. Ragazze interrotte esce nelle sale poco prima del 2000. Le due ragazze sociopatiche interpretate da Angelina Jolie e da Winona Ryder conquistarono il cuore di tutto il mondo, trasformando la pellicola in un vero e proprio evergreen. Fu così che la statuetta più ambita arrivò per la prima volta nelle sue mani. Un look molto forte che strizza l'occhio ai temi dark di cui Angelina è una sottile estimatrice. Pensate, da adolescente il suo sogno era quella di fare il necromante. Sì, insomma, il becchino. Sogno in parte realizzato, anche se invece di scavare per seppellire si è ritrovata a scavare per diseppellire. Lo ha fatto nelle vesti di quella che è diventata l'archeologa più famosa e sexy che conosciamo, la mitica Lara Croft. Basato sul videogioco di Tomb Raider, il film esce nelle sale nel 2001 e diventa immediatamente un blockbuster, portando Angelina Jolie al vero successo internazionale. Il suo volto diventa fra i più conosciuti al mondo ed era così simile a quello della Lara Croft del videogame che in molti, ancora oggi, non sanno se è nato prima il film o il gioco. Accanto ai suoi outfit sensuali c'è l'immancabile treccia dai ciuffi ribelli che diventa
la iconic Air della saga di Tomb Raider. Sarà proprio sul set del film di Lara Croft che si avvicinerà indissolubilmente al mondo della beneficenza. In Cambogia vide con i propri occhi l'enorme crisi umanitaria che affligge molti paesi poveri. Da qui iniziò il suo percorso per diventare l'ambasciatrice di innumerevoli iniziative in aiuto di profughi e sfollati in giro per il mondo. Il suo impegno ha portato Angelina a ricevere la cittadinanza cambogiana del re del paese. Nel 2005 recita nel film Mr. e Mrs. Smith al fianco di Brad Pitt. Galeotto full set. È proprio qui che i due inizieranno la loro affascinante, romantica, turbolenta storia d'amore. Sei ancora vivo, amore? Insieme formeranno la coppia in assoluto più famosa e affascinante di sempre. Si sposeranno nel loro personale castello in Francia e avranno insieme 3 bambini che si aggiungeranno alle altre 3 splendide adozioni della Cambogia, Etiopia e Vietnam. Una famiglia che riunisce un globo intero. Ma a proposito di globo, questo è il periodo in cui Angelina sperimenta i suoi raccolti ad emisfero, scegliendo un'enorme bombe superiore che abbina i toni caldi del castano e che aiuta moltissimo a smorzare le linee dure del suo volto, regalandole un tocco di classicità e morbidezza che trovo deliziosi. Nel 2019 ottiene il divorzio da Brad Pitt dopo 3 anni di chiacchieratissima separazione. I motivi? No, nessun tradimento. La versione ufficiale risiede nelle loro differenze inconciliabili che negli anni non sono state superabili. Bene, bene. La sua malefica nel film trasposizione della famosa fiaba per bambini è stata un vero successo. L'iconico look della malvagia strega viene proposto in una versione super glamour che lo ha reso protagonista indiscusso di Halloween e carnevali a seguire, senza dimenticare noi hairstylist chiamati ad inventarci acconciature per feste a tema ed eventi speciali. Piccola curiosità, l'Aurora bambina è stata interpretata da una delle figlie di Angelina, la dolcissima Vivienne Jolie Pitt. Ed ora, come sempre, vi lascio i 3 indizi per la star della prossima puntata. La bandiera di Trinidad e Tobago, il colore rosa e un'anaconda. Avete indovinato? Scopriamolo insieme nella prossima puntata con Look Da Star! Allora, cara Carlottina, adesso caro Ivana, che momento è? Adesso è il momento dell'esibizione della nostra Stefania. No, è il momento che prepariamo. Esatto, che sarà accompagnata al pianoforte dal maestro Luca Becchelli e interpreterà la canzone di Luigi Tenco, Vedrai, che ho scoperto che lui scrisse per sua mamma. Ah. Quindi, in onore della festa della mamma, Stefania ce la fa ascoltare. A te, cara. Prego. Quando la sera ritorno a casa, non ho neanche voglia di parlare. Tu non guardarmi con quella tenerezza, come fossi un torna deluso.
Vedrai, vedrai, vedrai che cambierà. Forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà. Veramente brava. Sono emozionata. Veramente brava, Stefania. Loredana Bertè ci aveva visto lungo. Grazie mille. Grazie. Per essere venuta qua a trovarci. Come diciamo sempre noi, Stefania, le faremo sapere. Grazie. Grazie. Mille. Adesso, Cara, finalmente. Cosa? Finalmente che succede? È il tuo, momento dell'esibizione, quindi canta. Aspetta. Ragazzi, non ce la fa. Stanno smontando il palco, devi avere un occhio per dare tempo ai nostri tecnici, ai nostri bravi ragazzi, di smontare il palco e liberarlo. Quindi, ragazza, su, devi svegliare un pochino. Ma mi vuoi in cucina stasera? Io ti vorrei. Mi vuole. Lei mi vuole. Nonostante. Sono un po' cattiva, le volte. Cattivissima, troppo. Sono cattiva. Detto questo, canta la nostra Ivana Vamp, La sera dei miracoli di Lucio Dalla. Musica. È la sera dei miracoli. Fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere e la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce che si potrebbe bere da passare 100.000 in uno stadio. Una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda. Tanto nera da sporcare le lenzuola, è l'ora dei miracoli che mi confonde. Mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde. Si muove la città, con le piazze, i giardini e la gente nei bar. Galleggia e se ne va, anche senza corrente camminerà. Stasera vola, vola, le sue vele sulle case sono mille.
contenti. Non bisogna aver paura, ma stare un poco attenti. A due, gli innamorati sciolgono le vele come i pirati. E in mezzo a questo mare cercherò di scoprire quale stella sei. Che stanotte non ci sei. Notte dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone. Lontana una luce diventa sempre più grande nella notte che sta per finire. È la nave che fa ritorno per portarci a dormire. Grazie, e cosa dire, questa sera farò un salto anch'io in cucina con voi e noi ci vediamo alle 19 con Tadà in cucina e con Ivana, e le faremo sapere la prossima settimana. Ciao ciao!